siamo abbastanza impreparati a gestire tutte queste persone anziane. E io come medico dico che la classe medica può essere impreparata a gestire la gerontologia, il finanziamento della popolazione, la fragilità e la cronicità. Mi batto per questo tipo di soluzione, di formazione, per cercare di far capire alla gente, ai non medici e anche ai medici, ai miei colleghi, che è un fatto importante, quello della fragilità, della cronicità, delle demenze, del partizionismo, delle cadute. È l'argomento di cui si occupa Città Sana e di cui mi occupo anch'io come medico. Vecchio.